noi oggi concimiamo dei semi stupendi, dei ragazzi estremamente in gamba, non li abbiamo fatti noi, ce li siamo trovati, belli, forti, vigorosi, ma diciamo loro continuate così, li concimiamo, gli diamo dei premi, continuate così, fatevi forza, non fermatevi mai, la società vi ammira e vi apprezza. È giunto alla terza edizione il concorso internazionale Gianni Stuparic, promosso dal Circolo della Cultura e delle Arti. Come al solito, le premiazioni si sono svolte al Caffè Rossetti e il concorso stesso ha rivelato molto degli interessi e dell'attenzione che i giovani pongono rispetto alla quotidianità. I giovani si stanno preoccupando parecchio per il loro futuro e affrontano con molta serietà dei temi legati alle problematiche contemporanee, dall'ecologia ai femminicidi, all'identità dei ragazzi, così come si viene delineando in un momento di passaggio culturale molto forte. Achille Bozzer, Lavinia Benevolo e Matilde Girardini si sono aggiudicati i tre riconoscimenti principali. Ho scritto un racconto che si chiama Ultime Memorie, che parla di... È il diario tenuto da un uomo, da un professore delle medie che vuole fare delle scoperte e vuole studiare la memoria e la speranza, e piano piano quest'uomo comincia a perdere a sua insaputa, senza sapere il perché, la memoria, fino a che non riesce neanche più a ricordarsi come si scrive e come si parla. Mi è sempre piaciuto scrivere, ma questo mi è sembrato il modo per vedere se realmente ne fossi capace, diciamo così. E oltre al fatto che il tema del bando, che era qualcosa di contemporaneo, mi sembrava un buon modo per continuare a parlare di quei temi quali le violenze sulle donne, che spesso vengono prese in considerazione unicamente quando succede qualcosa di veramente brutto. E infatti è così che nasce il mio racconto. E ho scritto il testo Matrioske, che riguarda l'impatto del patriarcato e del femminismo sulla società odierna. Ho scelto questo concorso perché ho una passione per la scrittura che vorrei continuare a coltivare in futuro e sono molto contenta di essere arrivata sul podio e devo fare anche i complimenti agli altri classificati perché i testi sono veramente stupendi.